Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di biorivitalizzazione e io ho il grande piacere di farlo insieme alla dottoressa Irene Pistis, che ancora una volta è in collegamento con noi da Bologna. Buonasera dottoressa e bentrovata. Buonasera a tutti, grazie Nina come sempre per l'invito. Ma grazie a lei, dottoressa, è un vero piacere rivederla. Quindi oggi ci occuperemo di biorivitalizzazione. Che cos'è e quando un paziente deve prendere in considerazione questa terapia? La biorivitalizzazione io me la presento come il trattamento base di tutte le terapie medico-estetiche. Infatti, con questo termine intendiamo quel trattamento che ci permette di dare idratazione, rigenerazione del derma in termini di stimolo alla produzione di collagene ed elastina. Ovviamente dobbiamo prenderlo in considerazione sia in termini di prevenzione dell'invecchiamento cutaneo che come terapia curativa proprio per la presenza magari di rughe più o meno marcate e per un grado di photochronoaging, quindi l'invecchiamento cutaneo intrinseco che dipende dall'età del paziente o dalla esposizione a tutti gli agenti esterni, in particolare ai raggi solari. Quindi la biorivitalizzazione consiste nell'utilizzo di prodotti a base di acido ialuronico oppure vitamine, amminoacidi, ma anche collagene proprio per garantire una rigenerazione dei tessuti. Quindi, dottoressa, in pratica è come se noi dessimo una seconda opportunità alla nostra pelle, quindi si rivitalizza praticamente la nostra pelle, ma è uguale a tutte le età o cambia qualcosa a seconda che si è più giovani o meno giovani? Esatto, noi diamo una buona opportunità sia in termini di prevenzione che di correzione. Ovviamente, assolutamente non è uguale, cambia in base al paziente. Nelle per i giovani che magari hanno un fotoinvecchiamento non troppo avanzato, prediligiamo dei trattamenti di biorivitalizzazione che vadano a dare luminosità, che vadano a dare un leggero stimolo alla produzione di collagene, quindi rechi di acido ialuronico libero per l'idratazione, vitamine e minerali. Nelle pelli invece con un grado di fotoinvecchiamento che sono state danneggiate per altri motivi, mi riferisco per esempio a un'acne severa con delle che sono residuate, può prendere in considerazione dei trattamenti di biostimolazione che siano un pochino più avanzati, quindi non solo acido ialuronico, ma anche per esempio una terapia autologa rigenerativa con l'utilizzo di cellule staminali prese dai nostri tessuti adiposi, oppure biorivitalizzanti a base di idrossiapatite di calcio che danno uno stimolo molto maggiore alla produzione di nuova elastina e collagene da parte dei nostri tessuti. Quindi quello che cambia è la clinica del paziente, ecco perché non è uguale a tutte le età, ma è un trattamento che va sicuramente bene per tutte le età. Bisogna scegliere la terapia più adatta. Quindi, dottoressa, io deduco da quello che lei ci ha detto finora che questo tipo di trattamento non va a stravolgere i lineamenti, i tratti del nostro viso, dei nostri tratti, appunto. Ma si tratta di un trattamento doloroso? C'è bisogno di anestesia oppure no? Assolutamente non è doloroso, giusta, non stravolge niente della nostra naturale anatomia, anzi la valorizza e ci permette di lavorare in totale sicurezza, non è come un filler che va a ripristinare i volumi. In questo caso noi è per ripristinare l'elasticità cutanea, magari per migliorare la presenza. Abbiamo anche dei prodotti che vanno a garantire un pochino la riduzione delle discromie grazie alla presenza di aggiunta di vitamina C, per esempio. Quindi niente stravolgimenti, ma solo miglioramento della texture e della qualità cutanea. Non è doloroso, anche se in alcuni casi, per esempio quando appunto facciamo l'idrossiapatite piuttosto che terapia autologa, un po' di anestesia viene fatta. Tra l'altro, grazie a dei device particolari che sono presenti attualmente, riusciamo a lavorare in zone molto sensibili e delicate, dove se siamo con l'ago sicuramente, dico quasi sicuramente al 100% sarebbe garantito, grazie a questi device riusciamo a lavorare senza il rischio di papille lividi anche in zone come la zona sottopalpebrale o la zona superiore o sulle labbra, in maniera del tutto sopportabile anestesia.
Beh, dottoressa, sembra veramente meraviglioso tutto questo, ma questo tipo di trattamento si può associare anche ad altri trattamenti? Certamente sì, anzi, le dico di più, fare una buona biorivitalizzazione di base ci permette di ottimizzare tutti gli altri trattamenti che noi facciamo, sia che siano trattamenti laser sul viso o sul corpo, perché la biorivitalizzazione può essere fatta su tutti i distretti corporei, anche per esempio sui capelli o per trattare le elasticità cutanee. E anche quando noi associamo sul viso un trattamento di biorivitalizzazione con un trattamento di filler, ecco che la pelle preparata grazie a un percorso di biorivitalizzazione e bioristrutturazione andrà a tenere molto meglio l'effetto del filler poi nei mesi successivi, quindi sicuramente potenzia anche tutti gli altri trattamenti medico-estetici che noi scegliamo di fare. E ogni quanto tempo, dottoressa, lei consiglia di ripetere questo ciclo di terapia? Non c'è un tempo proprio specifico in cui ripetere, il vero è che i protocolli che si consigliano come attacco, mettiamola così, per terapia che sia abbastanza efficiente, consigliano di ripetere il ciclo di terapia, quindi una seduta ogni 20 giorni circa per 3-4 volte, la prima volta che il paziente affronta questo tipo di terapia. Successivamente ci sono dei pazienti che ripetono il trattamento di biorivitalizzazione con acido ialuronico, per esempio, anche una volta al mese costantemente. Questo dipende ovviamente dalle caratteristiche della salute del paziente. Ci sono poi quelle terapie bioridanti che non trovano indicazione ad essere ripetute così spesso, ma vengono eseguite semplicemente una volta ogni 6 mesi. Quindi molto dipende dalla clinica e anche dal tipo di biorivitalizzazione che si sceglie di fare. Benissimo, dottoressa, è stato un grandissimo piacere rivederla e grazie per questo argomento perché è veramente interessante, soprattutto per le donne, penso che come me hanno superato i 40 anni. Grazie ancora e a presto. Grazie, buonasera. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.